Salve cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter, Hogwarts Mystery, mamma, ragazzi, cioè, mentre qua sta caricando tipo tutto, sono 10 minuti che cerco di decidere il gioco, e qua mi sta chiedendo, ma ragazzi, tu ti stai divertendo? Te la stai passando bene, Hogwarts? Non lo so. Se dico di sì mi costringerà a fare cose? Io gli dico di sì perché comunque alla fine è una palla per l'energia, per tutto, però sì, non mi interessa. Assolutamente. Nessuna, assolutamente. Nessuna valutazione. Ma a secret invito per voi. Cosa? Cioè, o me lo scrivi in inglese o me lo scrivi in italiano, non a metà. Un invito segreto per voi. Il tuo ammiratore segreto sta lanciando note d'amore per voi e tutti i Hogwarts oltre. Ragazzi, tipo l'italiano, gli sviluppatori hanno deciso di non sapere cosa sia. Se si può intuire la posizione, si può vincere libero 500 monete. Testa a nostra pagina di social ora per ottenere i vostri indizi. Va bene, questo era un messaggio che è di 3 giorni fa, in realtà. Vabbè. Ci sono tutti quanti. Oggi pubblicheremo l'invito finale del tuo ammiratore segreto. Decodifica quest'ultimo biglietto. Vabbè, non ci interessa assolutamente. Bla bla bla. Perché se mi caricasse tipo il gioco. Grazie mille di avermelo caricato. Se io ora cambiassi cosa, in teoria mi dovrebbe comparire il ballo di San Valentino. La stagione dell'amore rompe nel castello quando il professor Silente annuncia che la scuola terrà un ballo di San Valentino. È un'occasione imperdibile, ma riuscirei ad aiutare l'organizzatrice inaspettata del ballo e trovare il suo accompagnatore in tempo per salvare la festa e per vivere un appuntamento da sogno con la tua persona speciale? Spero che non sia la persona che poi sia l'organizzatrice, a meno che non sia Penny. Blablabla. E spero anche che magari ci sia Chiara fra l'organizzatrice, così quando ricomincerò posso. Chiara, insomma, iniziamo, ragazzi. Mamma, l'annuncio verrà fatto fra poco. Vieni subito nella sala grande. Ragazzi, chi sono io per dirgli no? Andiamo subito nella sala grande. Mamma. Ed eccoci qua con tutto il casino concernente la sala grande. Continuo a dover registrare qua. Tra l'altro, ragazzi, quando io registro da telefono non mi funziona più l'audio. Non so perché. Se qualcuno di voi avesse un OnePlus Nord, provi a registrare lo schermo con il microfono esterno, cioè con il microfono, tra le impostazioni con il microfono e non audio interno, e mi faccia sapere se anche a lui magari si è aggiornato o qualcosa, ha fatto dei casini, non lo so. Altrimenti dovrò formattare il telefono per provare. Ma ragazzi, eccoci qua. Tanto io registro il computer, poi ora ultimamente sarà un po' più un casino, ma poi vi spiego. Quanti studenti ci sono a Hogwarts? Ogni volta che provo a contare mi distraggo. Aspetta, che cosa stavo dicendo? Eh sì, ma non stavi contando, però ti distrai lo stesso. Ci credo che ho sonno. Ieri notte c'era la luna piena. Spero che l'annuncio di Silente mi svegli per bene. Becati un caffè, signorina. San Valentino sta per arrivare. Per portarmi avanti con le richieste, ho iniziato ad abbozzare nuovi vestiti già da qualche settimana. Oh no, mi ero dimenticato di tutti i vestiti necessari per l'evento. Ma ragazzi, guardate un po' sta Penny vestita, a parte di noi che abbiamo trapassato la panca così tranquillamente. Sai per caso di cosa parli l'annuncio di oggi, Penny? Come sei sexy? È piatta come sempre, però vestita un po' meglio, senza, insomma, tutta la divisa di Hogwarts, eccetera, non ha senso, però ok. So solo che Silente ha indetto un'assemblea speciale per aggiornarci su una questione. Chissà qual è questa questione. Quindi deve essere un'occasione speciale. Non c'è una persona a Hogwarts che non sia emozionata. Non vedo persone emozionate. A me basta che non si parli di punizioni più rigide per il contrabbando. Non voglio finire in punizione più spesso di quanto già non faccia. No, tranquillo, Joe, tranquillo. A quanto pare, stiamo per scoprire il mistero. Silente sta per parlare. Ed eccoci qua, ragazzi, subitissimo, ecco Silly che parla con noi. Benvenuti, studenti e insegnanti. Ci stiamo avvicinando al periodo dell'anno in cui le nostre menti si concentrano su gioiose questioni di cuore, e proprio per questo è un piacere annunciare che Hogwarts terrà un ballo di San Valentino speciale per quest'anno. Sento già puzza di Weird Sister. Guardate come sono emozionate queste persone, non so esattamente di che anno sia questa missione, però ok.
Ah, maledetti sviluppatori. Un ballo di San Valentino? Cosa potrebbe esserci di meglio? Spero che... Scommetto che sarà pieno di un sacco di fiori fioreggianti, luci colorate e caramelle. Ok, lei vuole le caramelle, ragazzi. E aprirà le porte a una band bomba che fa la Loc da Paola. Sarà sicuramente la serata più bella dell'anno. Io conosco solo una band. Quindi presumo siano loro, però magari mi sbaglio. E forse riusciremo anche ad andarci come una persona speciale? In teoria, lo scopo è quello, no? I dettagli sull'evento ci verranno illustrati dall'insegnante che si occuperà del ballo, Madame Pince. Per un attimo, prima di leggere, pensavo il professor Piton. Tipo, vi ricordo, chi di voi non è leggermente più anzianotto come me, si dovrebbe ricordare anni e anni fa, non mi ricordo se su Rai 1 o Rai 2, che c'era quella trasmissione di tarocchi e c'era la luna nera. E qui è uguale, il professor Piton. Aspetta, cosa ha detto? Ma si sa che la bibliotecaria gli piace ballare, eccetera. Ma ragazzi, scusate. Ah no, 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 Penny era vicino a noi. Lei, Chiara, no, era laggiù in fondo. Guarda come ci guarda dalla sua super petto. Niente, poverina, dai. Eccola qui. Madame Pince, se toccate un mio libro, siete morti. Grazie, professor Silente. Prometto che mi occuperò di questo ballo con lo stesso spirito cui dirigo la biblioteca, con estrema serietà. Sarà un ballo di. È bellissimo. Cavolo, questo ballo è passato da roba pazzesca a noia mortale in un secondo. Speriamo che non sia così. Magari Madame Pince ha pensato a qualche trovata divertente. Sembra che stia per parlare nei dettagli. Sentiamo cosa da dirci e ce lo dirà con la bellezza di 3 orette di energia. Non bene, ma neanche male. Perfetto. Potrebbe essere una notte romantica, soprattutto se potrò scegliere con chi andare al ballo. Il professor Silente deve aver scelto Madame Pince per un motivo. Si vede che gli piacciono i balli. Mi aspetto che gli studenti si comportino in modo inappuntabile durante questo evento formale? Oh, scusate, questo potremmo mai divertirci a un ballo organizzato dalla nostra biblioteca? Ragazzi, è troppo piccolo, troppo veloce. Che cavolo. Le feste non sono una scusa per infrangere le regole, dobbiamo divertirci in modo cauto. Il vostro aspetto dovrà essere curato impeccabile, anche se potrebbe essere scomodo. Ma perché? Le festività sono occasioni tollerabili se le passate con qualcuno di caro. Ok. Madame Pince ha promesso che seguirà i suoi piani in modo inflessibile. Madame Pince è una lavoratrice dirigente. Questo potrebbe aiutarla nell'organizzazione, no? O forse no. Oh no, quindi devo trovare una persona speciale per Madame Pince. Cavoli, Bruxelles sarà più difficile di quanto pensassi. Potrebbe essere una notte romantica, soprattutto se dovrò scegliere con chi andare al ballo. Penny, 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 penny. Il professor Silente deve aver scelto Madame Pince per un motivo. Questo abbiamo già letto, ragazzi. Vediamo un po' se riusciamo a leggere ciò che ci mancava. Mi aspetto che gli studenti si comportino in modo inappuntabile per questo evento. Oh, sono riuscito a non leggerlo 2 volte su 2, è incredibile. Di nuovo? Ma porca di quella paletta! Ma ragazzi, porca di quella paletta! Le feste non sono una scusa per. Sì, lo sappiamo. Vediamo un po' se riusciamo, vediamo un pochettino se riusciamo a rileggere. Sì, qualcuno di caro non ci interessa. No, 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 no. Non c'è qualcosa tipo da 2? Ho detto da 2, ho detto. Vabbè, da 3 ci può andare bene. Vi affitto anche energia. Il pixelmato.it/taccuini per avere taccuini, gemme, energia, tutto quanto infinito. Vediamo un po' se ci riusciamo di nuovo. Ok, vediamo un po'. Madame Pince. Mi aspetto che gli studenti si comportino in modo inappuntabile durante questo evento formale. Ok, e adesso? Nemmeno un saggio sul divertimento potrebbe insegnare alla Pince a lasciarsi andare. Oh, ecco. Ora abbiamo letto tutto. E quindi possiamo tranquillizzarci, andare avanti e finire questa fantastica parte. Mamma, mamma, mao. Eccoci qua. Sì? Sì? Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, con tutte e 5 le stelline, mamma, mamma, mao. Raccogliamo tutte e 5 le stelline e vediamo un pochettino come si conclude questa prima parte interessante. Merdolina, chissà in che. Ma perché loro c'hanno. Ok, posso invitare Merula, posso invitare presumo lei, posso invitare presumo lui, forse anche Barnaby.
Ok, questo presumo che fosse un tipo chi è che sono i maggiormente invitabili. Beh, almeno Badam Pins prenderà questo evento seriamente, questo impegno seriamente. Troppo seriamente. Ha detto che il ballo sarà un evento casto con vestiti scomodi e che dovremmo rispettare le regole. Zittisce la gente quando parla in biblioteca. Scommetto che zittirà anche la band quando si esibì là. No, dai, forse no. Pensiamo al lato positivo. Un ballo è un'esperienza bellissima. Il cibo, la musica, le danze. Penny. E soprattutto la persona speciale con cui scenderai. Rocky, qual è la cosa che ti piace di più del ballo? Lascia con te perché poi posso andare nello stanzino e. Il cibo no, perché il cibo c'è. A Hogwarts si mangia sempre bene, a parte Hogwarts e panini qua, che però Penny non mangia un panino, mangia una minestrina di pomodori, tipo. La musica e le danze, chi se ne frega dei Weird Sister o di chi sono, ragazzi, andarci con una persona speciale. Fatemi sapere cosa voi avete risposto e cosa è successo. La parte che mi emoziona di più è andare al ballo con una persona speciale. Buono sapersi. A quanto pare lo spirito romantico della stagione è già arrivato a Hogwarts. E ovviamente Loki sta già pensando che ballerà alla festa. È ovvio. Sai, sono curiosa di vedere con chi balleremo tutti. Penso che abbiamo proprio bisogno di una serata divertente per lasciarci andare. Cioè, concordo. Presto sceglieremo tutti la nostra persona speciale. Ma non serve scegliere, possiamo passare direttamente all'ultima parte, ho già fatto. Però questa serata potrebbe trasformarsi in un supplizio, visto che sarà Madame Pince a occuparsene. Avete ragione entrambi. Dobbiamo assicurarci che questo ballo diventi un ricordo indelebile. E so cosa devo fare. Pum 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 pum. Non si fa, ragazzi. Mi dissocio. Che c'è, Rocky? Salverò il ballo di San Valentino di Hogwarts dalle grinfie di Madame Pince. Oh, ragazzi, aspettate. Sembro la testa della studentessa lì. Tipo, più o meno. Ho molta paura. Ho veramente molta, molta paura, ragazzi. Andiamo a vedere in cosa si fa questo bellissimo ballo. Si fa come al solito di quattro parti in quattro serie, per così dire. Abbiamo fatto la serie 1, ma ragazzi, direi che però per oggi ci fermiamo qua, perché ragazzi, io devo farvi un annuncio, ve lo farò magari nel weekend in live. Le live su Twitch d'ora in poi saranno purtroppo soltanto di venerdì sera e di sabato sera, non più nella settimana. Quindi anche per voi, magari andate a scuola o altro, sarà più comodo. Gli altri giorni io non posso per altri motivi, prima o poi vi annuncerò fra parecchio. Però ragazzi, quindi ci fermiamo qua. Io purtroppo ora devo andare, quindi non posso continuare ancora, ma ragazzi, domani vi faccio fare almeno due parti, quindi super top, felici, contenti e tutti quanti. Ragazzi, anche perché sono curiosissimo di sapere che succede e che non succede, troppo curioso. Quindi ragazzi, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Podcast Miss. Mi raccomando, lascia un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova fantastica avventura. Che altro dire? Fatto il misgatto. Mamau! Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!